Buongiorno Presidente Rosato, grazie per essere qui a Narto. Noi siamo nella città del sindaco Pippi Mellone, che insomma negli ultimi tempi conquista la cronaca, ma anche quella città beneficiata per molti aspetti dall'attivismo del Presidente della Regione Michele Emiliano. Però siamo anche nella città dell'ex sindaco Marcello Risi, dell'onorevole Alemanno. Lei che cosa si aspetta da Nardò, dai neritini? Che risposta? Ma intanto io penso che le istituzioni debbano lavorare per le città non a prescindere, non valutando semplicemente il colore politico del sindaco, ma la regione deve sostenere questa comunità perché va sostenuta per le sue peculiarità, per i suoi problemi, ma anche per le grandi opportunità. Qui mi aspetto che ci sia un consenso largo, un consenso che matura dalla scelta di optare per una forza politica che non vede più nell'ideologia dello scontro tra comunisti e fascisti, rosso e nero, cose che appassionano invece molti nostalgici del secolo scorso, la soluzione dei problemi, ma che vede nel pragmatismo delle decisioni, in una politica concreta, in una politica che sa affrontare i problemi, quello che è un voto utile da dare. È anche un soggetto politico nuovo, se vogliamo, sta diventando un crocevia di sensibilità diverse. Assolutamente sì, ieri a Milano lo abbiamo lanciato, non è solo un progetto elettorale quello fatto con Matteo Renzi e Carlo Calenda, ma le basi, le fondamenta per un nuovo partito che guardi al futuro con la consapevolezza di un forte ancoraggio europeo, di una forte moderazione nei toni e con la capacità di parlare alla testa, al cuore degli italiani e non alla pancia, non alimentare le paure ma cercare di affrontare e risolvere le questioni. Presidente, grazie. Grazie a voi. Punti di convergenza che possano essere spiegati nelle loro fattibilità. Cioè non è che ogni cosa noi abbiamo in mente può essere realizzata, non è che ogni desiderio, invece vediamo questa campagna elettorale come il libro dei desideri. Ve ne cito tre, li citavo anche prima. Le pensioni a 1000 euro, giusto o sbagliato, costano 27 miliardi. Giusto o sbagliato, bisogna dire ho 27 miliardi e do le pensioni a 1000 euro. Non è che do le pensioni a 1000 euro e non ho neanche una lira per finanziare. La seconda cosa, cambiamo le pensioni, tema che a voi riguarda moltissimo, perché quando dicono andiamo, aboliamo la Fornero, vuol dire che il vostro lavoro, quello di quella generazione, per pagare le pensioni di chi va in pensione prima, che è legittimo, tutto giusto, ma sta sulle vostre spalle. E diminuendo il numero dei lavoratori, aumentando il numero dei pensionati, queste spalle dovranno essere talmente robuste che voi terminerete lobby se noi non teniamo il principio che alle nuove generazioni, alle generazioni di chi comincia oggi a entrare nel mondo del lavoro, non possiamo dare un carico ingestibile. Quello che lì costa decine di miliardi cambiare il sistema pensionistico. Se lo vuoi cambiare devi spiegare dove trovi questi soldi e come faranno loro ad avere una pensione il giorno dopo. La terza cosa che ho sentito è quella, che è una cosa che mi piace, giustissima, riguarda l'assegno unico. Noi con questa decisione assunta, non con una cosa che faremo, abbiamo messo in campo oltre 20 miliardi per le famiglie, rimodulando alcune misure e aggiungendo 7 miliardi di euro. Che vuol dire che 1 milione di partite IVA che prima non ricevevano una lira per i figli, adesso ricevono l'assegno per i loro figli in base al loro reddito. Ed è una misura molto innovativa, molto importante. Naturalmente piace a tutti e la Meloni ci propone di raddoppiarlo. Costa 11 miliardi mettere il 50% in più, perché se costa quasi oltre 20 miliardi, costa 11 miliardi. Anche quello, bellissimo. Ma da dove arrivano questi 11 miliardi? Cioè queste tre cose che propone la destra, solo queste tre cose costano oltre 50 miliardi. Ecco, allora io penso che fare una campagna elettorale così non sia una campagna elettorale eticamente gestibile in un momento di crisi. Tu lo puoi dire se forse fosse un momento di ricchezza e di crescita, ma non puoi dirlo. Ma noi allora non vogliamo mettere in campo dei desideri, delle speranze? Sì che li vogliamo mettere in campo, però partiamo da un altro concetto. Noi dobbiamo far crescere l'economia di questo paese, è la prima cosa che bisogna fare, far crescere l'economia di questo paese. Noi anche raccogliere le obiezioni, le domande, le curiosità di chi le vuole portare con la consapevolezza che il nostro lavoro quello di riavvicinare un po' le persone alla politica, di avvicinare un po' agli interessi della cosa pubblica. Io se ci
sono dei giovani che credo siano tutti o quasi più, più giovani dei miei figli, quindi una dimostrazione che l'età mia almeno corre veloce, e sono molto contento che questo possa essere un'occasione di confronto tra di noi. Grazie. Allora, ho avuto modo di leggere e analizzare un po' il programma, anche se era un po' lungo, però mi sono voluto impegnare nel leggerlo, perché credo che se devo dare un voto deve essere un voto consapevole, di conseguenza non posso votare così. Trovo che il grande vantaggio che abbia questa proposta politica rispetto alle altre sia la chiarezza e lo spiegare come si vogliono fare le cose. Come ho detto lei prima, c'è la pagina sulle coperture che spiega da dove si prendono quei miliardi che servono per realizzare le proposte, quindi penso al recupero dell'evasione fiscale o alla tassazione dell'extra profitto, tutte cose che prendono dei soldi che poi vanno indirizzati giustamente nelle vostre proposte.